Avendo il diabete, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, oltretutto sono fumatore perché tra l'altro me ne vado anche a cercare certe cose. Quindi diciamo che sono sotto controllo proprio per prevenire un eventuale altro infarto. È un po' come fare il tagliando al proprio corpo. È il check-up, una parola inglese che letteralmente vuol dire controllo. Serve a valutare il proprio stato di salute ed è consigliata soprattutto negli uomini più in là con gli anni, anche in assenza di grossi disturbi. Il primo passo è un colloquio approfondito con il paziente sulla sua storia e su quella della sua famiglia. Con naturalmente particolare attenzione ai problemi medici e anche ai problemi che qualche volta le persone non ritengono così importanti da un punto di vista medico, però per il medico sono molto importanti, cioè le informazioni sull'umore, sulla qualità del sonno, sul senso di energia, sono delle cose che spesso si tende ad attribuire all'invecchiamento o a disturbi dell'umore legati allo stress, ma che qualche volta possono nascondere dei problemi medici. Gli uomini più delle donne tendono a minimizzare o nascondere dettagli, ad esempio sulla qualità del sonno o della vita sessuale, un atteggiamento dettato dal pudore ma che mette in difficoltà il medico. Qualche volta si tende a sottovalutare alcune alterazioni metaboliche, il colesterolo, l'iperglicemia, eccetera. Quindi con gli uomini, soprattutto con gli uomini molto impegnati che tendono, diciamo così, a pensare prevalentemente al lavoro, la pressione arteriosa è un argomento da approfondire. Come un investigatore mette in relazione gli indizi, il medico nella sua indagine collega disturbi all'apparenza banali, ma che talvolta possono nascondere qualche problema di salute e su questi pianifica esami più approfonditi. Perché si è sottoposto ad un check-up? Perché dopo che ho smesso di fumare ho preso 10 kg e avrei bisogno di tirarli giù, facendo un po' di sport, ho fatto un check-up per vedere le analisi se andavano bene, se c'avevo qualche problema oppure no. Ha fatto qualche esame dopo la visita iniziale? Sì, ho fatto l'elettrocardiogramma, ho il pressorio e i prelievi di sangue. La classica visita di base, quella con l'auscultazione del cuore e dei polmoni, la pressione, la misurazione di altezza e peso, può spingere il medico a prescrivere esami come quello del sangue e delle urine o altri esami strumentali tarati sulle necessità del paziente. Ad esempio, gli uomini sono più predisposti a disturbi cardiovascolari. Per esempio, il paziente sovrappeso naturalmente ha bisogno di una valutazione metabolica un po' più accurata. Il paziente con storia vascolare o con abitudini di fumo, vita sedentaria, l'attenzione può essere più all'apparato vascolare, quindi al cuore, le persone sovrappeso che possono avere un disturbo di respirazione nel notturno, possono meritare un approfondimento, una polisonnografia, perché il russamento e le apnee notturne possono causare una serie di problemi medici. Nella maggior parte dei casi un check-up rivela problemi di poco conto, ma da non sottovalutare se si vuole migliorare la propria qualità di vita. Emergono delle problematiche che poi possono essere affrontate con un intervento importante sullo stile di vita, quindi sull'alimentazione, sull'attività fisica. Questo è il tema sul quale intervenire, convincere le persone che i benefici di questo cambiamento dello stile di vita sono immediati.